Apprezzamento dal vice premier 5 Stelle Luigi Di Maio per i chiarimenti del collega dell'Interno sui Rom. Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di censimento, registrazione o schedatura degli immigrati, perché se una cosa non è costituzionale non si può fare. Ed è duro il giudizio dell'Unione delle Comunità Ebraiche. L'annuncio del ministro Salvini preoccupa e risveglia ricordi di leggi e misure razziste di appena 80 anni fa, afferma in una nota la presidente Noemi Di Segni. Intanto nel mondo politico è scontro, favorevole ad un censimento dei Rom Giorgia Meloni, mentre il PD insorge ed accusa da Salvini parole agghiaccianti. Fabrizio Frullani. Tra le forze politiche, Fratelli d'Italia appare l'unica orientata al via libera alla proposta di Salvini di censire i Rom. Il censimento dei Rom va bene, è chiaramente un primo passo, insomma, il problema è un problema molto più ampio che ha bisogno di soluzioni, diciamo, decise. Più sfumata la posizione di Forza Italia, la capogruppo al Senato Bernini chiede il rispetto della legge senza fare discriminazioni. Abbiamo sempre praticato l'accoglienza vera, anche al di sopra delle nostre possibilità. Il nostro giudizio si baserà, come sempre, sui fatti, non sulle parole. Quello che chiediamo al governo è di garantire il rispetto della legge senza fare discriminazioni. Reazione durissima a sinistra, l'idea di Salvini è fosca e ricorda il censimento degli ebrei del 38, attacca Loredana De Petris, Liberi Uguali. Ogni giorno questo governo fa un passo in avanti sulla strada dell'imbarbarimento. Il PD definisce il censimento proposto da Salvini agghiacciante e volgare. Ieri i rifugiati, oggi i Rom, domani pistole per tutti. Quanto è faticoso essere cattivo, scrive su Twitter Paolo Gentiloni. Paese che usa linguaggi aggressivi in un mondo come quello di oggi, soprattutto se è l'Italia, la cui forza è sempre stata quella di essere conosciuta come il paese del dialogo, non è un paese più sicuro, rischia di essere un paese in cerca di guai. Il diverso, lo straniero, oggi i Rom e domani fermatevi, non c'è futuro nella paura, twitta il segretario reggente PD Martina, che da Amsterdam, dove partecipa ad un convegno internazionale sull'immigrazione, critica le posizioni sovraniste in Europa sul tema dei migranti. Le posizioni nazionaliste e sovraniste sono le posizioni peggiori, quelle che non danno una soluzione effettiva a un tema enorme di portata storica come quello che abbiamo davanti. Non vogliamo, infine, dice Matteo Renzi, l'Italia come gli USA di Trump, con 2000 bambini fermi alla frontiera strappati alle loro famiglie.